Le indagini sono state avviate subito dopo il fatto, cioè il 16 marzo scorso, la Scuola Mobile ha avviato subito gli accertamenti ed è riuscita a ricostruire sin da subito i passaggi che interessavano quell'area in quel momento. Da lì si è partiti con un'attività investigativa diretta alla direzione del settore antimafia in maniera puntuale che ha consentito di ricostruire prima con una serie di elementi che hanno condotto a svolgere attività di intercettazione e poi acquisendo ulteriori elementi sia in ordine a quel fatto delittuoso che noi riteniamo di aver ricostruito puntualmente, sia in ordine ad altri fatti delittuosi che hanno interessato gli stessi soggetti. Sono state sequestrate delle armi che sono riconducibili a quel gruppo che anche attraverso attività delittuose, altre attività, danneggiamenti con modalità mafiose, cercava di imporsi su quel territorio. L'indiziato dell'omicidio è un soggetto che insieme agli altri è ritenuto responsabile anche di danneggiamento in danno di un imprenditore. Non abbiamo collegamenti allo Stato in relazione alla sua attività lavorativa, ma abbiamo seri elementi che fanno ritenere appunto che tutto quanto si inserisca in un disegno più ampio, che era quello relativo peraltro alla detenzione di armi, unitamente a delle pettorine con l'indicazione della DIA, ad un giubbotto antiproiettile, tutto materiale che fa ritenere appunto che l'utilizzazione prevista era finalizzata ad un'affermazione criminale sul territorio. Quella è una zona che era lasciata, che diciamo che era rimasta dopo le operazioni, le ultime operazioni, le ultime condanne, vi era un vuoto apparente di potere per cui si cercava di riempire questo vuoto con un'affermazione criminale di questi soggetti. Non dimentichiamo che nel decreto di fermo si fa riferimento anche al furto di alcuni motoveicoli che era finalizzato allo svolgimento di ulteriori attività delittuose. Paolo Chindemi, figlio di Pasquale, persona uccisa qualche mese fa, sono emersi elementi nel corso delle intercettazioni che facessero ritenere che Chindemi potesse pensare appunto che lo giudice fosse responsabile dell'omicidio del padre. Sì, l'elemento forte è che a distanza di un mese, al 15 febbraio risale la morte di Pasquale Chindemi, il 16 marzo viene uccisa la Fortunio mentre si trovava insieme allo giudice. È evidente che tutte queste ipotesi sono al vaglio degli investigatori che non si sono certo fermati e non si fermano qua. È un primo passo che si è reso peraltro necessario perché dalle intercettazioni emergeva chiara la volontà di portare a compimento altre attività delittuose e il furto dei motoveicoli preludeva a questo, per cui la Squadra Mobile ha ritenuto di dover sollecitare l'intervento della DDA proprio per evitare che ci potessero essere ulteriori attività delittuose che sfuggissero al controllo, peraltro costante, della Squadra Mobile. Abbiamo rinvenuto delle armi e abbiamo verificato la disponibilità di ulteriori armi di cui erano in possesso che al momento non siamo riusciti ancora a trovare.